calice di vino da gustare ed il meglio dell'enogastronomia della Maremma sono il miglior biglietto da visita per chi ama un viaggio all'insegna della scoperta del territorio e delle ricette tipiche. Così dalla montagna al mare si punta infatti sulle eccellenze, dal vino all'olio fino a salumi e formaggi, per attrarre un turismo sempre più slow e soprattutto goloso. Non un caso quindi che la Maremma del turismo sia una delle protagoniste di Wine Town a Firenze, proprio nel weekend in cui a Grosseto si tiene anche il Maremma Wine Shire, un'altra manifestazione legata ai migliori vini del territorio. Le bellezze di un paesaggio da favola sono quindi sempre più legate al prodotto vino, alle tipicità ed a quei sapori che tutto il mondo invidia alla Toscana e alla Maremma. Uno dei grandi attrattori della Maremma è ovviamente l'enogastronomia, prodotti d'eccellenza, l'abbiamo legati alla dimensione storica, con le mostre sugli Etruschi, del simposio, stiamo lavorando sempre di più, molto legato alla multimedialità. Domani presentiamo tutte le piattaforme delle strade del vino digitali che si stanno però collegando con il nuovo portale mobile dell'APT. Grandi attrattori e sicuramente una delle cose che ci viene riconosciuta come di maggior pregio nel territorio, una produzione eccellente sia enologica che di prodotti ovviamente gastronomici, una grande cucina, la bellezza della natura, il clima che è una delle grandi caratteristiche della Maremma, tutto questo mix di componenti la rende sicuramente una grande destinazione turistica. Enogastronomia che, come spiegano i produttori maremmani presenti a Wine Town, punta sempre di più su qualità e certificazione, su filiera corta e prodotti biologici come l'olio o i dolci della tradizione, dallo sfratto di Pitigliano, una specialità a base di noce e miele, fino ai cantucci, da gustare con un bicchierino di Vinsanto, ovviamente prodotto nelle aziende della Maremma. Qui abbiamo dei dolci tradizionali, ricette originali, con degli ingredienti molto non solo ricercati ma certificati, quindi abbiamo della farina che sappiamo da quale mulino viene prodotta, dei prodotti del miele da quale fattoria, il vino da quale azienda agricola, e quindi è una ricerca di vecchie ricette e riportare sul mercato dei prodotti che con dei sapori ormai un po' scomparsi. Tipo lo sfratto che è tipicamente del grossetano, pitigliano, forse è proprio il centro, è un dolce di origini ebraiche. Abbiamo dei dolci con del vino, abbiamo questi cantuccini con dei prodotti anche questi molto ricercati e molto certificati. La nostra azienda è a Scanzano, città dell'olio e del vino, come più noto il vino ma anche dell'olio. Il nostro olio ha una caratteristica, a parte il biologico che vi ho detto, ha la caratteristica di avere un altissimo tenore di antiossidanti, perché abbiamo la possibilità di cogliere un'oliva dalla pianta e trasformarla in olio entro un tempo, non si meravigli, di un'ora e un quarto. Si ricordi che l'olio, dice il vecchio detto contadino, vino vecchio e olio nuovo, perché l'olio da appena prodotto può solo peggiorare. Più antiossidanti ha, più si mantiene nella qualità, invecchia di meno. Ma se ricordi fa bene alla salute.